lavoro. Il corso di studio magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione costituisce la naturale prosecuzione del corso di studio di primo livello in Scienze Nautiche e Aeronautiche. Questo corso si prefigge di formare figure professionali con competenze approfondite nel campo delle Scienze e delle Tecnologie della Navigazione e del Clima, con particolare riferimento a contenuti applicativi reali in campo scientifico, tecnologico e dei servizi. Questo corso di studio magistrale e il suo corrispondente di primo livello sono pressoché unici a livello nazionale per quanto riguarda che cosa? La formazione a livello universitario nel contesto integrato della navigazione marittima e aerea e della meteorologia, dell'oceanografia e del clima. Il corso di studio comprende 9 corsi fondamentali, comuni a tutti i piani di studio, e 3 corsi a scelta. Per quanto riguarda i corsi fondamentali, si ha innanzitutto un corso sulle applicazioni di calcolo scientifico, a conferma del forte contenuto fisico, matematico e informatico del corso di studio. Poi si studiano materie afferenti alla navigazione, quali l'architettura statica della nave, la meccanica del volo, i radar e i radioaiuti alla navigazione e la navigazione satellitare, e materie afferenti alle scienze del clima, come la climatologia e la modellistica meteo-oceanografica e climatologica. Esiste inoltre un corso di scienze e tecnologie spaziali e un corso di economia ed organizzazione aziendale. I 3 corsi a scelta permettono inoltre allo studente di caratterizzare il suo piano di studi o nell'ambito della navigazione aerea, marittima e in rilievo, oppure nell'ambito delle scienze del clima. Infine è prevista un'attività di tirocinio ed una prova finale, che è la classica tesi di laurea. Il corso di studio magistrale in Scienze e Tecnologie della Navigazione e quello di primo livello in Scienze Nautiche e Aeronautiche rappresentano la naturale evoluzione del corso di discipline nautiche nato nel lontano 1919 in coincidenza con la fondazione stessa del Regio Istituto Superiore Navale, così si chiamava la nostra università a quei tempi. Lo scopo di questo istituto di istruzione superiore era quello di studiare il mare in quanto è, in quanto produce e in quanto mezzo di scambio. Terminologia un po' datata, diciamo, però ancora chiara e efficace. Quell'istituto poi si trasformò nel 1940 nell'Istituto Universitario Navale, che a sua volta diede vita nel 2000 all'Università degli Studi di Napoli in Partenone. Durante i 3 decenni, diciamo, precedenti al sistema 3+2, noi abbiamo avuto il corso di studi, di laurea, si chiamava quinquennale in scienze nautiche. Quindi, per rispondere alla sua domanda, si può senz'altro dire che questo corso di studi magistrale e il corrispondente corso di primo livello si caratterizzano nel nostro Ateneo nel rappresentare l'unico ciclo quinquennale tra i tanti oggi presenti nell'Università Partenope che, pur subendo varie trasformazioni, ha percorso l'intera storia della nostra università, che oramai si avvicina a compiere un secolo di vita. E naturalmente i contenuti del corso hanno subito durante gli anni continui aggiornamenti, e questo per tener testa alla drammatica evoluzione delle scienze e delle tecnologie della navigazione e del clima. E qua desidero dare solo 2 esempi di rivoluzioni scientifiche e tecnologiche registrate negli ultimi decenni che hanno richiesto una parziale revisione dei contenuti del corso. Allora, 1. Il rapido sviluppo delle scienze e delle tecnologie spaziali, che ad esempio ha dato vita al nuovo campo della navigazione satellitare ed ha rivoluzionato la nostra conoscenza dell'oceano superficiale e della struttura dell'atmosfera. 2. L'avvento di potenti calcolatori digitali, che hanno consentito la modellizzazione numerica dei sistemi di navigazione sia marittimi sia aerei e dei processi meteo-oceanografici e climatologici. Il laureato in Scienze e Tecnologie della Navigazione è in grado di operare in contesti lavorativi tecnico-scientifici svolgendo funzioni di progettazione, controllo e verifica dei sistemi operanti negli ambiti marittimo, aereo e meteo-oceanografico. In definitiva, il laureato in Scienze e Tecnologie della Navigazione, in forza delle competenze multidisciplinari acquisite, è in grado di operare in ambiti polivalenti sia nel settore privato sia in quello pubblico, quali opere marittime, strutture operanti nella gestione dei sistemi aeronautici, enti pubblici e privati per la previsione del tempo, enti di ricerca pubblici e privati nel settore meteo-oceanografico, società per i rilievi idrografici, enti cartografici, agenzie regionali per l'ambiente e il territorio,
società di consulenza per la gestione della fascia costiera e la lista potrebbe continuare. Desidero concludere sottolineando che proprio pochi giorni fa è stata rilasciata la prima certificazione in Italia di meteorologo in conformità con i criteri stabiliti dalla World Meteorological Organization. Ebbene, questo giovane si è laureato in scienze e tecnologie della navigazione. Quando mi sono iscritta mi aspettavo, e inoltre ho anche trovato, una didattica che riuscisse a coniugare le mie passioni. Oltre a questo, quindi oltre alla didattica, mi sono trovata anche bene, data la disponibilità dei professori e diciamo anche all'ambiente, perché sono riuscita a stringere parecchio con i miei colleghi. Innanzitutto consiglierei vivamente questo posto di studio a qualsiasi ragazzo, perché il nostro Ateneo dà la possibilità di seguire dei corsi unici, nonché unico anche in Italia. Quindi ognuno di noi ha la possibilità di specializzarsi in uno dei vari ambiti, appunto scegliendo dei corsi a scelta e anche approfondendo le ulteriori conoscenze e tematiche già trattate durante il corso di studi triennale Scienze Nautiche ed Aeronautiche. Mi piacerebbe continuare seguendo il campo della modellistica, in particolare quella applicata ai sistemi per la navigazione. Non a caso ho improntato il mio piano di studi scegliendo corsi che approfondissero sia la modellistica che la radaristica. Quest'ultima è anche molto importante perché consente di osservare i fenomeni meteo-oceanografici.